Ecco colto in flagranza di reato il signore. Colto in flagranza di reato mentre con la bomboletta scrive sul muro dello stadio Piccirillo. Vediamo un po' quali sono le sue ragioni. Ma come mai? Scusate, scrivete vicino al muro dello stadio. Dateci un po' i documenti, questa è la macchina vostra. Come no? Signore, scusatemi, mi posso... Signore. La carta d'identità. Signore, scusatemi, vi posso domandare come mai fate questa situazione? Ma voi perché voi scrivete? Scusatemi. Azza, ma avete la scorta di bombolette. Ci volete far vedere? Morto appresso. Tumore, io c'ho il tumore addosso. Sì. E avete la scorta di bombolette al seguito. Quindi potete imbrattare altri monumenti, altri muri e quant'altro. Non si tratta di altri muri, si tratta di un camposanto che sto in mano alla procura. Voi state in mano alla procura? In mano alla procura perché questo verrà chiuso, mi sono spiegato. Sì. Io sono Santa Maria, capometro, sì. Tengo 92 anni, sì. E sto facendo una causa per questa cosa. Allora, guarda, io vi sto facendo una ripresa perché lo facciamo conoscere anche agli altri le vostre motivazioni. Vabbè. Io vi volevo domandare, per quale motivo voi con le bombolette scrivete cimitero qua? Perché è cimitero. L'avete fatto altre volte, giusto? Sempre, sto giù. Dico la vostra ragione. Io tengo l'appuntamento alla procura, sì. Martedì. E tengo l'appuntamento con chi si è scritto da felice, tutto il sì. Pieste, e quelli che è venuto a rubare la gente qua. Sì. Perché questo campo qua, io ci ho giocato quando avevo 18 anni. Sì. E sono di Santa Maria. Voi siete il signor? Nespoli Biagio. Biagio Nespoli. Biagio Nespoli. Voi facevate il portiere? Io giocavo in porto con quello, ho giocato un anno perché sono stato internato in Spagna. Però ora i signori operanti adesso sul territorio che non sanno le vostre ragioni, no? Devono fare chiaramente degli accertamenti per vedere se è vero o meno. No, perché non si può scrivere con la bomboletta o no? Ma io non lo so se... Cioè voi state emulando i giovani writer, però voi in realtà avete 92 anni. No, io non sto emulando nessuno. Facete una promessa a tutti i cittadini, perché i cittadini vogliono sapere che voi qua non andate a scrivere più. I cittadini? Sì. Ma non di mastro no. Allora, voi tutti i ragioni, noi vi appoggiamo, tutte le ragioni del mondo, però voi promettete alla città di Santa Maria Capuete che non scrivete più vicino al muro dello Stato? No, io prometto, salute lo promettete? Maria, che casa da giuro o cosa. Sicura, però non lo scrivete più sul muro, ci mettete? Sì, da me, io. Facciamo brutta figura pure con chi le avvene nella foto. No, che lo stanno tutti quanti, facendo che le avverse. Non lo promettete, lo promettete o no? Non vanno neanche giù qua perché sanno che le cose. Signor Biagio, lo promettete o no? Quando è un medico che viene, che sta squadra che muove ne qua, che si va lì sciopire. Non potete fare né chiedere. Ho capito, allora. Venite con me, Lo promettete o no che non scrivete più cimitero vicino al muro? Sì o no? Lo promettete o no? E la giornata basta. Lo promettete? Con la mano? Ok, abbiamo promesso. Faccio i manifesti.